Cos'è che ti tiene fermo e ferma? Dove ti trovi? Non solo fisicamente, non solo a restare nel posto dove sei, con la tua famiglia d'origine o con quella che hai costruito, o da solo o da sola. Cosa ti tiene fermo e ferma all'interno di un lavoro o di un percorso di studi che non ti piace? Ma non che non ti piace, ma credi sia il passaggio obbligato per arrivare all'obiettivo che ti sei preposto o preposta. Proprio non ti piace, pensi di stare sprecando il tuo tempo. Eppure non ti sposti psicologicamente, mentalmente, né fisicamente. Gli alibi, soprattutto in un momento storico come questo, sono centinaia. In questo momento poi dove potresti andare? Addirittura il fatto di non poterti muovere fisicamente tra una regione e l'altra, tra una città e l'altra, tra una via e l'altra, in qualche modo protegge proprio la tua posizione, facendoti vivere la situazione come una situazione ovvia, una situazione oggettivamente non modificabile, quella nella quale, non potendoti spostare fisicamente, anche mentalmente, devi restare dove sei. Ma cosa ti impedisce di muoverti? Il fatto che in realtà restare dove sei ti protegge dal metterti in discussione. Non perché tu non sia una persona introspettiva o che cerca di comprendersi, non perché tu non sia una persona determinata, forte, in grado di portare avanti le proprie ragioni, la propria vita, in grado di portare con sé anche gli altri e le loro fatiche. Non che tu non sia una persona in grado di sostenere tutto quello che serve per arrivare dove si deve. Anzi, stai facendo molta fatica per arrivare dove vuoi. Alle volte ti dimentichi persino di dove sia, proprio perché rimani dove sei. Quello che ti tiene dove ti trovi non è l'incapacità o il non voler capire quali siano le cose migliori per te, ma difendere la posizione che con tanta fatica hai trovato nel mondo in questo momento. E non importa che tu abbia 15 anni o 80. A meno delle certezze che hai in questo momento, a meno del lavoro che non ti piace, dello studio che non ti piace, della relazione che non ti piace, a meno di queste cose, tu senti di non valere niente. E la domanda che spesso ti potresti fare è: ma se io non faccio questo, chi sono? E se non sono più così, chi sono? Quello che devi fare non è prendere e andartene o immediatamente smettere di fare quello che stai facendo. Quello che devi fare è respirare dentro la situazione nella quale ti trovi, che sembra una sciocchezza, ma non lo è. Io ti dico continuamente di respirare. Questo perché il respiro è qualcosa che porti con te dal primissimo istante nel quale vieni al mondo e lo porti con te fino all'ultimo istante su questa terra. Respirando ti ricordi chi sei e dove sei, perché ogni respiro, così come ogni ondata di mare, non è mai uguale ad un altro. È simile, è fatto dalla stessa persona, con gli stessi polmoni, con la stessa faccia, la stessa bocca, lo stesso naso, eppure nessun respiro è identico ad un altro. Io ti chiedo continuamente di respirare, perché è con il respiro che tu rimani dove ti trovi, che capisci di essere in un posto invece che in un altro, che capisci di essere in un momento invece che in un altro. Respirando, tu puoi smettere istantaneamente di ossessionarti su tutto quello che è già accaduto e su tutto quello che immagini succederà. Respirando, sei qui, non nel senso di fermo, bloccato, bloccata, anzi. Hai la consapevolezza, puoi avere la consapevolezza di chi sei e cosa stai facendo. Ed è respirando dentro la tua situazione che puoi chiudere gli occhi e chiederti: è questo quello che voglio essere? È questo quello che mi rappresenta davvero? Perché potrebbe essere che io possa fare tanta fatica così, un giorno per volta, per provare ad andare in una direzione che mi rende molto più felice, senza stravolgerti. Senza credere a tutte quelle incredibili storie per le quali da un momento all'altro, visualizzando cose a caso, la tua vita può cambiare.
La tua vita può cambiare. È una frase sbagliata già per come è formulata. Perché quando io parlo con te, non parlo con la tua vita. Quando tu parli con te stesso e con te stessa, non parli con la tua vita. La tua vita non esiste. È un modo di dire. Tu esisti in questo istante. Quindi allora, se vuoi, la tua vita è questo momento, come la mia è questa. Quella nella quale sto guardandoti negli occhi e sto parlando con te. E se tu mi chiedessi com'è la mia vita, proprio per questo motivo ti direi fantastica, perché ho l'onore di parlare proprio con te che mi stai ascoltando. Quindi non guardare alle cose come se fossero gigantesche, perché questo è quello che fa la tua mente, e improvvisamente ti spaventi e attraverso l'ansia ti dirigi sempre nello stesso posto a fare sempre la stessa cosa, sempre nella stessa relazione sbagliata, che sia con i tuoi genitori, con i tuoi amici, con il tuo capo, con la persona di turno, col tuo fidanzato, fidanzata, eccetera, eccetera. Quindi non pensare alle cose così in grande, non pensare a non posso cambiare la mia vita, pensa a respirare in questo istante, in questo momento. Lo so che vuoi un trucco più facile, lo so che vuoi la soluzione al problema. Ed è questa, solo che ci vuole un po' di pazienza da parte tua. Pazienza, impegno e costanza. Pazienza, impegno e costanza nel respirare e nell'ascoltare i tuoi pensieri, senza fuggire. Perché quando arriva un pensiero, quando arriva un'emozione legata a un pensiero, questa è un'altra cosa che tu fai. Rimani fermo dove sei, ma scappi dall'emozione. Rimani ferma dove ti trovi, nella relazione dove sei, ma scappi dall'emozione, che invece è lì per dirti come stai. Non posso darti trucchi, non posso svelarti come cambiare la tua vita, ma posso darti tantissima consapevolezza. Su questa cosa ho scritto 2 libri. L'ultimo è uscito alla fine di gennaio. Si chiama Non voglio più piacere a tutti. Perché anche io sono passata da tutte queste cose che ti sto raccontando e ad un certo punto mi sono accorta che una delle più grandi problematiche che avevo era cercare di accontentare tutti. E so che lo fai anche tu. Cerchi di esserci per tutti gli altri, di non deluderli. Pensi che, deludendoli, non ti ameranno più. Vorrei che trovassimo insieme il tuo posto nel mondo, perché, come ho detto in un post che ti è piaciuto, non sei una pallina da golf, non hai un solo posto dove stare e dove sentirti a casa, puoi andare dove vuoi, psicologicamente e fisicamente. Ti invito a leggere il mio libro, se ti va. E se non dovessi andarti, non c'è problema, torna qui a vedere i miei video quando vuoi. Io sono a tua assoluta disposizione, sono felice di condividere il mio percorso con te. Come sempre, spero davvero di esserti stata utile. Io, ovviamente, ti resto accanto e ti voglio bene.